Allora, cari amici dei Due Minuti di Gas, argomento di attualità è il discorso di Alitalia e comunque le relazioni industriali, quindi le relazioni fra i dipendenti, i collaboratori e l'azienda. La domanda che ci siamo posti con un gruppo di studio è questa: è possibile raggiungere un punto in cui ci sia veramente una comunità di interessi? La risposta che ci siamo dati è sì, è possibile, a patto che il management o l'imprenditore stesso non sia troppo distante, perché quando è troppo distante si creano questo tipo di interessi diversi, o comunque filosofie diverse, o comunque modi di pensare diverso, o comunque mappe mentali diverse. Perché ciò non avvenga, l'imprenditore deve fare uno sforzo. E l'imprenditore che non va a mangiare in mensa, l'imprenditore che non va a sentire l'olio del tornio o ad alzare un pacco in magazzino o a capire le difficoltà che si hanno quando si lavora, non può certo essere vicino. Io oggi ho fatto un'assemblea sindacale in una delle aziende del gruppo e in mezz'ora credo che abbiamo avuto un dialogo bello, diretto, franco, trasparente e abbiamo chiarito molte, molte, molte cose. Quindi quello che io consiglio a tutti gli imprenditori che mi stanno guardando, siete veramente molto, state crescendo in maniera incredibile e mi piace perché siete gli appassionati dei veri temi d'impresa, delle vere problematiche degli imprenditori, ok? Quindi quello che consiglio io è quello di stare vicini ai propri collaboratori, ai propri dipendenti, condividere, perché le relazioni industriali possono essere eccellenti o possono essere disastrose. Se sono disastrose, una parte di colpa ce l'abbiamo anche noi. Se sono eccellenti, il merito è di tutti e due. E state tranquilli che gli collaboratori di buoni, di cattivi ce ne sono dappertutto, come tra gli imprenditori ci sono quelli buoni e quelli cattivi, quindi non è una questione di qualità, è proprio una questione di vicinanza. Siate vicini ai vostri collaboratori, abbiate sempre buone relazioni. Ricordatevi di andare sul mio blog mircogasparotto.it, ricordatevi di guardare Gas Café, la corsia del percorso di crescita imprenditoriale reale, e vi auguro una buona serata.